Difficoltà di approvvigionamento dei materiali e di costi dell'energia sono stati alcuni degli ostacoli che hanno scoraggiato le imprese a partecipare alla prima gara per Luci d'Artista. Motiva così il ritardo nell'avvio delle procedure, ma anche l'attuale corsa per l'installazione, l'assenza alla fine di opere d'arte luminose che erano state annunciate in un primo momento, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che a pochi giorni dall'inaugurazione dell'edizione 2022-2023 in programma venerdì 2 dicembre ha voluto fare il punto della situazione con la stampa. La conferenza è stata occasione per ribadire che l'incidenza del costo energetico del percorso luminoso realizzato con LED sarà alla fine del 5% rispetto alla bolletta del comune di Salerno. Noi abbiamo espletato una serie di gare, una serie di esperimenti di gare infruttuosi perché le ditte non partecipavano. Non partecipavano perché erano preoccupati per l'approvvigionamento delle materie prime, per le difficoltà del momento. Alla fine ce l'abbiamo fatta superando le difficoltà burocratiche e amministrative. E Luci d'Artista sono state montate, sono in corso di montaggio in tutta la città. E il 2 dicembre dovremmo inaugurare la nostra kermesse annuale. Una kermesse alla quale noi non abbiamo voluto rinunciare, perché è fortemente identitaria per la nostra città, adesso famosa Salerno in Italia, e quindi credo che è stata un'iniziativa che era doverosa da questo punto di vista. Le parti economiche della città, i commercianti, gli albergatori, i vari operatori a vari livelli ci hanno chiesto in un modo insistente, naturalmente, giustamente insistente, che questa iniziativa si tenesse e noi abbiamo dato seguito. Annunciate solo una parte delle iniziative collaterali, ovvero quelle realizzate grazie alla collaborazione con CNA, Confesercenti e Confcommercio, rinviando ad una brochure la pubblicazione di tutto il programma al quale sta lavorando la dirigente comunale Anna Maria Barbato. Tornerà comunque l'albero in piazza Portanova, che come da tradizione verrà acceso sotto l'Immacolata. Sia con il Comune che con le altre associazioni di categoria, con la Camera di Commercio, abbiamo dato vita a questo progetto. Abbiamo pensato quest'anno di illuminare i ragazzi, di dargli un sorriso. Con la casa di Babbo Natale ci avranno artisti di strada, ci saranno fotografi dove possono fare delle foto i ragazzi, i bambini con le proprie famiglie, possono scrivere delle letterine a Babbo Natale, sarà un infopont, quindi possiamo dare anche informazioni, cioè sarà un bel progetto. Sarà presente sul lungomare? Sarà presente sul lungomare, ovviamente. È una casa, in altre città ha avuto un enorme successo, spero che anche a Salerno avrà lo stesso successo. Allora, noi abbiamo dato questo contributo nel ripetere dopo 3 anni la kermesse Fiabe d'Artista, che tanto successo ebbe 3 anni fa. Le date sono 2, saranno distribuiti 650 biglietti per serata in 65 esercizi commerciali debitamente scelti. E poi c'è la rassegna jazz, che è a Piazza Portanova, affinché le persone si trattengono serenamente per strada e spendano, perché no, nei nostri negozi e nei nostri ristoranti.